Salutiamo adesso, ricordando Franco Mancini che si è spento nel pomeriggio, lo storico portiere del Foggia di Zeman, era preparatore dei portieri del Pescara. Era il portiere del Foggia dei Miracoli, dove arrivò nel 1987 dalla sua matera, prima di Zeman, Signori, Rambaudi e Ciccio Baiano. Quel ragazzo era Franco Mancini, anche lui protagonista della splendida favola di una squadra, salita in appena 3 anni dalla Serie C alla Serie A. Non era un portiere come tutti gli altri, lui era anche il libero, l'ultimo uomo che doveva stringere le linee quando Zeman chiedeva ai suoi di alzare la linea del fuorigioco fino al centrocampo. Si adattava alla perfezione all'idea di calcio del boemo. Per questo lo ha portato con sé anche alla Lazio da giocatore, di nuovo al Foggia da allenatore dei portieri e infine al Pescara. Tra i due c'era una stima reciproca che andava oltre il campo e forse come caratteri si somigliavano anche un po'. Il Mancio era un introverso, nonostante i tifosi lo chiamassero Ighita per quella folta chiomariccia, per i suoi compagni era l'orso. Parlava poco, ma quando lo faceva tutti stavano a sentirlo, per un rimprovero oppure una battuta che detta da lui faceva ridere perché arrivava sempre al momento giusto. Tra i pali era un buon portiere, lo dimostrano le 240 presenze nei 9 campionati giocati in Serie A. Fuori dal campo aveva la passione della musica, suonava la batteria in una band di amici, ascoltava Bob Marley senza stancarsi mai, perché in fondo la libertà era il senso della sua vita. These songs of freedom, 'cause all I